sai cosa c'è. Però aspetta, è un momento delicato questo, dobbiamo collegarci con Alan Caligiuri che diventa bambino tutto d'un tratto, sì, e dà la letterina di Natale a suo papà. Sì, allora, il mio papà ovviamente, come tu sai, cioè hai visto Aldo quello pelato, ma non c'entra nulla. Ma quello non è tuo padre. In realtà padre. Non è lui. Quello è un pagliaccio. È un pagliaccio. Abbronzato. Poveraccio, poverino. Sì, sì. Puh, sputali. Merda. No, è mio padre. Tuo padre. Muori, merda. Ma è tuo padre. Non l'ho detto io. No, l'hai detto tu. No, l'hai detto. Vabbè, comunque, dagli la letterina. C'è mio padre Gibbard, vero? Tieni. Questa è la letterina di Natale. Ma è un foglio di giornale? Sì, perché c'è la pubblicità della? Ma non è la letterina. Il regalo che tu vorresti a Natale? Sì. Allora, vediamo un Ho po'. Ho visto una scritta Rolex. Minchia. Ah, che bello, eh? Il Minchia. Nuovo Explorer. Che allora, bello. Tu per Natale vorresti questo orologio Rolex Explorer. Sì, papà. Sì. Lo c'è scritto sotto, sub, tu che sei esperto. È bellissimo, questo qua è il sub cazzin cool cronometro. Allora, valore commerciale, orientativamente? Siamo sui 3-4 mila. No, di più. Sì? Sui 7 questo. 6 mila? No, no, ma va l'Explorer 1, sì. No, saranno 4-5. Così poco? Cioè, tu vuoi una roba che costa così poco? Scusa, papà, un po'. Allora io ti lancio un'opa sull'azienda. Cioè? Ti compro l'azienda. Bravo, bravo padre. Perché tu bravo, questo ti meriti. Bravo. Perché per un figlio è sangue. Il sangue deve scorrere per ma il figlio. Ma fai culo alla povertà. Viene bene. Hai capito? Grazie padre. Oh. Giba, c'è un amico cinese che ce l'ha bellissimi. Se mi dai 100 euro te ne porto due. Fa un figurone della madonna. Mi porti anche una cinese? Cosa? Ma è vero che le cinesi ce l'hanno di traverso? Non lo so, io mi manca. La cinese mi manca. Eh sì, quando apre le gambe la chiude. Only for you, only for you, only for you.